A Bellocchi di Fano questa mattina i bambini della primaria del plesso scolastico Tombari hanno sperimentato per la prima volta l'esperienza di andare a scuola da soli senza l'aiuto dei propri genitori. Assessore Brunori, dopo Sant'Orso si prosegue con questo progetto a scuola ci andiamo da soli in altri quartieri della città. Visto e considerato che questo è il terzo quartiere che parte dopo Sant'Orso, dopo Poderino, è proprio un modo di fare cultura, un modo di stimolare l'autonomia dei bambini e quindi una crescita. È un modo di dar fiducia a loro sulla strada, ma non è solo un semplice passaggio culturale, ma è un passaggio urbanistico che si traduce poi nel mettere in sicurezza, quindi a livello di percorsi, attraversamenti pedonali e anche appunto spazi dove i bambini possono percorrerli senza pericolo, tutto un quartiere. Oggi grazie appunto alla Città dei Bambini che da tempo lavora su questi progetti e al buon Tonucci che da 30 anni ci dette queste direzioni, noi siamo qui ad applicarle. Come si struttura il progetto? Qui a Bellocchi i bambini si incontrano in tre punti principali con dei punti intermedi perché alcuni percorsi sono piuttosto lunghi, quindi man mano che camminano si incontrano con gli amici durante il percorso. Oggi è la prima giornata, abbiamo fatto tanto lavoro con i bambini, i sopralluoghi per conoscere le strade, per vedere come muoversi in sicurezza. E da oggi andiamo e poi più avanti vedremo come va e cercheremo sempre di migliorarci. Ad affiancare questo progetto è anche la Polizia Locale di Fano. È importante che i bambini vadano a scuola da soli, quindi crescano in autonomia, ma è altrettanto importante che si muovano su strada in sicurezza. E questo è il ruolo proprio tipico della Polizia Locale, poter insegnare a loro le regole per camminare su strada a piedi oppure con la bicicletta, perché già parliamo di bambini che fanno terza, quarta, quinta elementare, si muovono da soli con le biciclette, che si possano muovere sul territorio in sicurezza. Per questo andiamo nelle classi ad insegnare bene loro come ci si muove, quali sono le regole della strada. Facciamo poi una simulazione in palestra e insieme a loro facciamo anche proprio il percorso guidato che devono fare anche questi giorni per muoversi da soli. Preside, immagino che sia una bella iniziativa per gli alunni di questa scuola. Sì, è un progetto che restituisce, va nella direzione di restituire autonomia ai bambini e anche, diciamo così, una responsabilità collettiva del quartiere. Diciamo che la nostra scuola lo scorso anno ha portato avanti una riflessione molto seria e articolata anche sull'opportunità data dalla normativa di consentire l'uscita autonoma dei bambini di classe quinta. Questa è una questione che afferisce in modo particolare l'organo politico della scuola, che è il Consiglio di Circolo, e attraverso questo percorso siamo giunti ad una regolamentazione. Questo vuol dire che lo scorso anno i bambini già di Sant'Orso sono usciti, quelli di quinta primaria, attraverso una procedura che prevede autorizzazioni e valutazioni. Quest'anno la possibilità dell'uscita partirà anche qui a Bellocchi, ovviamente seguendo un iter regolamentato.